Vita Life. Nicola, questo film. Questo film è stato molto molto interessante perché ci ha fatto capire che il digitale poi alla fine è un mezzo che abbiamo ogni giorno a disposizione per raccontare la vita reale. Quindi il digitale deve essere, è e deve rimanere un mezzo molto potente, ma un mezzo che ci permette di raccontare in maniera incisiva la vita reale, ed è quello che ha fatto questo film stasera, è quello che facciamo, cerchiamo di fare ogni giorno. Tante storie, un film che racconta tutta una serie di storie, il filo conduttore è il digitale, quindi internet come lo conosciamo. Tante storie raccontate per i 20 anni di Varese News, però diciamo il 2019 sono 9 anni di Oche Mugello, abbiamo delle storie da raccontare anche noi? Ne abbiamo raccontate tante in questi anni, cerchiamo di raccontarle ogni giorno e sono talmente tante che rischiano di perdersi, però ci sono, il Mugello ne ha tante, cerchiamo di raccontarne sono convinto che per una che raccontiamo ce ne sono 5 che rimangono nascoste e che andrebbero scoperte e raccontate. Oche Mugello, 9 anni di informazione. Guardiamo avanti, vogliamo arrivare a 99 anni. Ma perché no? Perché no? È la cosa che ci proponiamo e dovremo lavorare ogni giorno, continuare a fare quello che abbiamo fatto e vedremo dove arriveremo. Che ne pensi di questo film? Com'è stato secondo te? È stato un bel film. È un capolavoro. È un film che fa riflettere. Che cosa vi ha colpito del film? A me, come ha detto il giornalista prima, la scena quando l'uomo era cascato dal ghiaccio e cercava in qualche modo di ritirarsi su. Che la tecnologia oggi sta prendendo parte nel nostro mondo. Allora, sono 9 anni di Oche Mugello e questa sera ho ricevuto un grande regalo. Innanzitutto la nostra redazione conta anche Francesca e Francesca contribuisce alla qualità del nostro giornale. Ti è piaciuto il film, Francesca? Molto bravo, molto bravo. Allora, è un film che è piaciuto anche a Francesca, quindi voglio dire, quale storia migliore di raccontare la nostra storia in digitale?